La domanda di affidamento presentata dalla ricorrente, cittadina marocchina coniugata con cittadino italiano, è motivata con riferimento alla kafala cosiddetta consuetudinaria, svolta da notai di diritto musulmano e poi omologata dal tribunale marocchino di prima istanza, in data precedente a quella di presentazione della domanda di visto d'ingresso del soggetto affidato, fratello della ricorrente e minorenne. Tale domanda di visto, al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, non doveva essere preceduta da nulla osta al ricongiungimento familiare da parte della prefettura del luogo di residenza della ricorrente. Infatti, nel caso di specie, si applica il decreto legislativo 30 del 2007, ipotesi di diritto all'ingresso e soggiorno del familiare di straniero, a sua volta familiare di cittadino comunitario. Il tutto in esenzione di richieste di nulla osta, appunto. Pertanto, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente, il Ministero degli Affari Esteri dovrà rilasciare il visto di ingresso al minore, annullando il precedente provvedimento di rigetto da parte del Consolato italiano in Casablanca.